Sì, voglio dire, Conte da domattina, investito formalmente della faccenda, dovrà dimostrare di essere un premier sufficientemente autonomo, secondo quel che prevede la Costituzione all'articolo 95, dovrà fare lui, stilare, mettere insieme un programma condiviso e la lista, la struttura del governo. È chiaro che dopo che il Presidente ha impresso tutta questa velocità, perché c'erano le scadenze che incombevano, eccetera, sì, da 3-4 giorni, domani è giovedì, ma diciamo che da lunedì il Quirinale, come dire, aspetta risposte. Certo, voglio dire, il contatto sarà, come dire, continuo, per cui se Conte troverà difficoltà, eccetera, chiedesse comprensione qualche giorno prima, ma insomma, già in partenza dare una settimana mi pare un po' troppo, insomma, dal punto di vista del Quirinale e della velocità che aveva impresso fino a questo momento. C'è poi da dire un'altra cosa, secondo me, della giornata, cioè sul Colle si sono addensate tutta una serie di tensioni e anche di interventi sgradevoli. Non è questione di bon ton, che sembra solo un discorso di buona educazione, ma insomma. Diciamo, le consultazioni sono state disturbate, anche se poi dentro nei colloqui non se ne è parlato, ma pendeva, diciamo, questa faccenda dell'imminente referendum sulla piattaforma Rousseau, che seppur a caso il referendum, come dire, potrebbe bocciare lo stesso tentativo messo in piedi dal Presidente. Poi è arrivata la Meloni. E dal Quirinale, cioè non da un altro podio, dal Quirinale così ha promesso la chiamata delle piazze. Poi Salvini che ha parlato di manovre oscure e di ferita alla democrazia. Beh, insomma, francamente, sono interferenze e comunque tutta una serie di note che, sgradevoli evidentemente per questo tentativo, molto serio e molto. Così è partito da una preoccupazione molto profonda di Mattarella.